motion, say aye. È una nomination storica. Hillary Clinton è la prima donna candidata alla presidenza degli Stati Uniti. La convention dei democratici riuniti a Filadelfia ha infatti ufficialmente investito l'ex segretario di Stato come candidato del partito nella corsa alla Casa Bianca, contrapposto al miliardario Donald Trump. Poco prima dal palco l'intervento del marito Bill, Hillary dice l'ex presidente ci renderà più forti. È la miglior lavoratrice del cambiamento che abbia mai incontrato. Si dice onorata da Clinton per la scelta compiuta dai democratici. Questo momento, spiega via Twitter, è per ogni bambina che sogna in grande. E poi, intervenendo in video al termine della convention, aggiunge: potrei diventare il prossimo presidente degli Stati Uniti, ma poi toccherà a una di voi. Superata la fatidica soglia dei delegati necessari per la nomination, proprio l'ex rivale Bernie Sanders ha preso la parola proponendo di tributare alla Clinton la nomination per acclamazione, proprio come lei aveva fatto nel 2008 dopo aver perso le primarie contro Barack Obama. Il partito dell'asinello pare dunque aver ritrovato unità dopo le proteste, anche se i delegati dello stesso Sanders hanno organizzato un sit-in per protestare contro la nomination, non risparmiando critiche al loro candidato.